Abbiamo visto che la prudenza è quella virtù intellettuale, quella virtù che si applica alla parte razionale dell'anima, che ci permette di agire bene. Abbiamo detto che il processo prudenziale attraversa tre fasi, il consiglio, la deliberazione e il comando, e che la prudenza è composta di otto virtù minori, cinque appartenenti alla fase del consiglio e tre appartenenti alla fase della deliberazione. Abbiamo visto brevemente la prima virtù minore, finalizzata al buon consiglio, ossia il buon uso della memoria, in quanto il primo nostro consigliere deve essere la nostra esperienza passata. Passiamo adesso alla seconda virtù minore, l'intelletto, che assume davvero molta importanza nel processo prudenziale. Cosa si intende per intelletto quando parliamo di prudenza? L'intelletto è da intendere in questo caso come quella virtù minore della prudenza che ci consente di giudicare bene sul punto di partenza, di capire da quali premesse bisogna partire per giungere al fine ultimo, a ciò che vogliamo o dobbiamo fare, a quelle che sono le scelte giuste da compiere, a quelle che sono le azioni da fare. Va detto che qui l'intelletto non è inteso come potenza intellettiva, ma in quanto comporta il retto giudizio del principio, di uno dei due termini estremi, assunto come qualcosa di per sé noto, come si dice che intendiamo i primi principi delle dimostrazioni. Che cosa significa questa frase di San Tommaso d'Aquino, che a prima vista sembra molto difficile da comprendere? Il fine della prudenza, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, sono le azioni da compiere, quindi qualcosa di pratico e di particolare. L'uomo prudente è colui che sa comportarsi bene nelle potenzialmente infinite situazioni particolari, nelle potenzialmente infinite situazioni della quotidianità. Scrive però San Tommaso che dei particolari non c'è scienza, cioè io non posso sviluppare una teoria universale per ogni caso particolare che può capitare. Ogni caso, ogni circostanza in cui è richiesta una mia azione è diversa l'una dall'altra. Allora sorge il dilemma: come faccio a sapere come comportarmi bene in ogni situazione se ogni caso è diverso dall'altro? Non riuscirò mai ad agire bene in ogni circostanza. Non sarò mai prudente fino in fondo. Ecco allora che interviene la virtù dell'intelletto, la virtù minore che ci dice: guarda, cosa ci insegna la logica? Ogni ragionamento che termina in una conclusione particolare deriva da una premessa universale e una premessa particolare. Facciamo un esempio. Non bisogna far del male a nessuno. Questa è una premessa universale che ha a che fare con le questioni pratiche, non con le questioni astratte. È una tesi universale e pratica che in teoria tutti gli uomini, quasi per istinto, dovrebbero condividere. Si presenta il caso in cui incontro per strada il mio amico X alla guida di una lussuosa Ferrari ed improvviso provo invidia per la sua ricchezza, per il suo successo. Si presenta infine l'occasione, la circostanza in cui effettivamente io posso fargli del male. Si presenta così dentro di me una seconda premessa, questa volta particolare, che mi suggerisce: X è una persona. Se uso virtuosamente l'intelletto, allora riconoscerò la prima premessa come vera. E la conclusione particolare del mio ragionamento sarà: non bisogna far del male a X. Ho fatto derivare la conclusione corretta dalla seconda premessa, dalla premessa minore, in considerazione di quella che è la premessa maggiore, universale, cioè non bisogna far del male a nessuno. Se invece non uso l'intelletto virtuosamente, il ragionamento che farò, non necessariamente a livello conscio, terminerà in una conclusione sbagliata, perché non giudicherò correttamente la seconda premessa, la premessa minore, in considerazione della premessa maggiore, cioè della premessa universale. Nel prossimo video analizzeremo la terza virtù minore
che compone la prudenza, finalizzata al buon consiglio, ossia la virtù della docilità. A presto! Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di iscriverti al mio canale e cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato sui video che carico ogni venerdì. Clicca mi piace e condividi il video con i tuoi amici. Se credi nelle potenzialità del mio canale, nella descrizione di questo video puoi trovare un link PayPal su cui cliccare per farmi una donazione a tua scelta. Non dimenticare infine di scrivere la tua nei commenti. Buona giornata!